Il ritorno è un legame forte tra il passato e il presente. È un pensiero che si evolve e che ha sempre la stessa destinazione, ma trova un percorso differente per raggiungerla. Il ritorno è l'idea di arrivare lì, dove tutto è cominciato. Ancora col brano tramite
social network. Sì, sì. E mi ero ripresentata, ero andata ancora a Roma, ero passata tra i 40, stavi cominciando a sognare. Sì, esatto. Poi qualcosa è andato male. Sì. Il nostro lavoro è fatto veramente davvero di fortuna. E ve lo dico con questa voce che è vero, mi è stata data dai miei genitori, ma è stata portata in giro dalla fortuna che voi avete deciso per me. Io ho conosciuto nella mia vita delle persone che hanno scritto delle canzoni che raccontano della mia vita, e ho conosciuto delle persone che mi hanno aiutata a farmi conoscere a voi. Eleonora, questo è quello che io ti auguro, è quello che questa notte io e il nostro pubblico, perché stasera è anche tuo, ti auguriamo per il prossimo Sanremo. Non mollare, come mi hai chiesto, mi sono iscritta, brava, voglio comunque continuare a crederci, anche se in questo campo è difficile, perché appunto è molto ti difficile. Un passo, cioè sembra che c'è un muro di gomma che ti rimbalza indietro ogni volta. Però io voglio darti tutta veramente tanta fortuna, Eleonora. Grazie. Perché sei veramente un'artista piena di talento. Poi quando ho ascoltato per la prima volta Bastava, era ovviamente interpretata da lei, sono stata molto contenta che un artista giovane abbia deciso comunque di donarmela e di essere molto più contenta che sia andata così, perché se fossi andata a Sanremo non sarebbe stata la stessa cosa. No, questo non è la mia. Voglio che ti guardino bene, perché io spero che un giorno tu mi inviterai al tuo concerto del Forum. Magari. Siete meravigliosi tantissimo. Eleonora ha da poco tempo avuto una bambina e questa sera l'ha lasciata a casa per la prima volta senza la sua mamma. Sì. Ma voglio che sarà felicissima, perché tutto questo è anche per lei. Ecco, carina Eleonora, grazie. Volevo farvela conoscere, questa è una giovane artista. Volevo specificare che io ed Eleonora ci siamo incontrate per la prima volta dal vivo, oggi. E io non produco Eleonora, quindi questa non è una marchetta. E è vero. Ve lo dico proprio in maniera molto spontanea e vera. La prima cosa che gli ho detto è stata proprio che è una gran donna. Tu sei una gran donna. Guarda, e che moltissimi di loro mi hanno scritto essere una canzone della loro vita. Volevo che sapessero chi me l'ha regalata. Grazie. Eleonora Crupi. Grazie Laura Paolini, grazie. Buona fortuna Eleonora, grazie di tutto.